La Casa della Musica di Arezzo con la Scuola di Musica di Fiesole esce dalla sua sede naturale, la Fraternita dei Laici, e nella Pieve di Santa Maria offre alla città il suo concerto. Sì, un omaggio sentito e soprattutto la prima uscita fuori dalle mura della Casa della Musica per la Scuola di Musica di Fiesole. Tra l'altro in una terra con una grande tradizione dal punto di vista corale, quindi portiamo il nostro contributo e speriamo che nel prossimo futuro ci sia anche la possibilità di collaborare con appunto quelle che sono le forze qui locali, che sono forze però di livello internazionale. Un concerto costruito insieme da Alda Dalle Lucche e Fabio Lombardo, che unisce il quintetto di sax Alcanna Q5 e la Scuola Cantorum Francesco Landini, accostando la musica classica a musiche di autori di oggi, noti al grande pubblico anche per aver composto colonne sonore cinematografiche. Diciamo che l'elemento di passione è declinato in questo programma in maniere anche abbastanza inusuali. Ci sono quasi tutte musiche di autori viventi, contemporanei, e soprattutto con un organico anche molto inconsueto, qual è il coro con l'insieme dei quintetto di sassofoni. Un concerto che ruota intorno al Salmo 51 nella composizione del Miserere seicentesco di Gregorio Allegri. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nella tua grande bontà cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Ma qui grandi compositori di musica contemporanea si uniscono per un vero e proprio viaggio musicale, capace di creare un vortice di sensazioni mistiche tra le imponenti colonne dai capitelli corinzi che si allungano come a cercare l'infinito, perché lo spirito generoso, come dice il Salmo, ci sostenga. Adesso sentite in sottofondo la parafrasi del Miserere di Michael Nyman, che è stato composto per un film di Peter Greenaway. Ecco, questo è un filo conduttore nascosto di tutto il programma. Quasi tutti questi compositori hanno a che fare con la musica da film, che da un certo punto di vista si potrebbe dire che c'entra con la musica da concerto. Però in qualche modo è una visione, diciamo, compositiva che si ripercuote nella musica, per cui tutti questi brani sono in modo diverso, diciamo, meditativi. Qualcuno, forse potrei anche dire che c'è forse un pezzo o due che sono
diciamo, tra il classico e il pop, si potrebbe quasi dire. E, mentre ci sono altri pezzi, per esempio il pezzo finale, che a mio avviso è un capolavoro di questo compositore georgiano che si chiama Ghia Canceli, Amaomi, è una grandissima meditazione sulla guerra, sull'insensatezza della guerra, su tutto ciò che la guerra crea, causa, ed è una sorta di meditazione sull'insensatezza della guerra, che potrete sentire molto molto intensa, anche perché è scritta, composta da chi questa esperienza l'ha vissuta sulla pelle. Poi c'è il grandissimo Arvo Pärt, compositore estone, di cui faremo il Da Pacem, che anche questo è stato composto su richiesta di Jordi Savall per dopo gli attentati di Madrid del 2007, quindi poco più di 10 anni fa. Una relazione assolutamente inconsueta, gruppo di sassofoni e coro, e che nasce ovviamente dal pezzo di Canceli, che è stato composto proprio originale, è un pezzo originale per coro e quartetto di sassofoni. Tra il pop di ricerca e la musica minimale, con elementi molto semplici alternati in sequenze che sono basate sulla ripetizione, è Lux Eterna, dove il sassofono diventa il protagonista. Musiche contemporanee, dove anche il cinema entra, che comunque danno il senso anche del dolore. Il primo brano che mi è venuto proprio di nuovo così agli occhi, al ricordo, è Lux Eterna di Mansell, che è praticamente tratto da una colonna sonora di un film che si chiama Requiem for a Dream, ed è un brano di una dolorosità incredibile. Parallelamente, Il Miserere di Naiman è il dolore è espresso in un altro modo, è un brano molto algido, se vuole, se mi consente, e attraverso proprio questa algidità è tutto il dolore, tutto. Io non credo che ci sia un confine per cui c'è una preclusione della musica da film, è musica molto bella, e questo ci ha accomunato, insomma, con Fabio. Thank you.
tra l'altro l'occasione forse è gradita per dire che iniziano i festeggiamenti per i 30 anni della Scuola Cantorum, della Scuola di Musica di Fiesole, e iniziarli in una città, appunto, come dicevo prima, che ha una grossa tradizione corale, per noi è particolarmente interessante. Per quanto, appunto, poi sottolineava lei che, appunto, alla Scuola di Fiesole ci sono vari aspetti, fra cui la coralità, fra cui la musica, questo, ma è una scuola che è iniziata come scuola per strumenti a corde, e però a questo punto credo che vanti in numerosissimi strumenti. Certo, questo dà la possibilità di sperimentare su vari fronti a maestri così importanti come Fabio Lombardo, e stasera, per quanto il coro avesse la sua tradizione di misurarsi con compositori e programmi contemporanei, l'esperimento, che non lo chiamerei esperimento, ma volontà di misurarsi, appunto, è con un quintetto di sassofono. Insomma, questo sicuramente l'ecletticità della Scuola di Musica di Fiesole ce lo permette, ecco. La cosa bella è il fatto proprio di questa ecletticità, no? Cioè il fatto che voi siete una scuola cantorum dentro la Scuola di Fiesole, e avere il quintetto di sassofoni che è dentro la scuola, probabilmente creare questi programmi particolarissimi, ogni tanto ne creano diversi, insomma, molto particolari, però forse è più facile che non essere identità staccate, no? E intanto la Scuola Cantorum sembra una, come dire, una ripetizione. Effettivamente è un coro nato all'interno della Scuola di Musica come scuola per cantori, quindi riprendendo l'etimologia, il significato originale, diciamo, di questo termine. Certamente questo coro nel corso dei suoi 30 anni ha potuto affrontare repertori che magari altri cori non hanno meno occasione di frequentare, cioè intanto il repertorio oratoriale, quindi chiaramente dovuto anche alla presenza dell'orchestra all'interno della scuola, è una volontà precisa che c'è stata all'inizio da parte di Piero Farulli. Ma in più occasioni sono state presentate, appunto, diciamo, combinazioni tra coro e strumenti particolari, diciamo che questa è l'ultima di una sequenza. Dico la verità, il Miserere qualche volta è un po' pesantino, sì. Forse il fatto che voi l'avete abbinato ad una musica anche contemporanea e più vicina ai giorni nostri, perché spesse volte a creare programmi di questo genere forse avvicinano la gente. Penso di sì, diciamo, da musicista particolarmente interessato al repertorio antico, penso che in realtà il modo migliore per forse fruire di questa musica è proprio metterla in relazione al contemporaneo. In questo senso, diciamo, probabilmente il Miserere di Allegri, brano celeberrimo, diciamo, in questo contesto forse apparirà in una, come dire, un suo aspetto particolare, che è una specie di brano minimale in qualche modo. Forse un altro tipo di musica, ma io credo che i sentimenti, le emozioni in realtà sono le stesse. Senti, questo sassofono, quanta emozione può dare, quanto dolore anche può far apparire, trasparire attraverso le sue note? Racchiude gli estremi della tenerezza e del dolore, gli estremi del maschile e femminile. È tenero e violento, e forse questo. No, devo confessare che il Miserere di Naiman è stata una delle cose più complesse, proprio armonicamente, da arrangiare per il mio strumento. Infatti ho detto: no, non voglio gettare la spugna, non lo farò mai, chissà dove arriverò. Come faccio? Non so, prima mi innamoro di una cosa, cioè, e poi assolutamente io riesco solo a pensarla attraverso lui, per cui è una strada obbligata, non ho altro mezzo, la devo avere, la devo suonare, e poi parte ancora la penna, perché il computer mi allontana, lo so, è un po' antico, sono attrezzatissima, le cose più, diciamo, moderne, tablet, varie cose, scritture incredibili, alla fine c'è la penna, e c'è lui, e c'è una musica di cui mi sono innamorata, e basta, è molto semplice, non c'è. Non mollate mai, io lo dico ai miei ragazzi, è difficile fare il musicista nella vita, bisogna crederci, io l'ho fatto, possono farlo anche loro.
Grazie.